Paolo Barberi, neoeletto presidente di Fisioni Circular in un anno cruciale, delicatissimo come il 2020, che è in primo luogo l'anno dell'entrata in vigore dei decreti di recepimento del pacchetto europeo sull'economia circolare. Che prospettive si aprono per il mondo del riciclo alla luce del recepimento? Allora, la sfida è quella di contribuire a costruire un modello di economia circolare che però non si deve limitare alla sola gestione dei rifiuti post consumo. Con la nuova direttiva sui rifiuti e con l'atto normativo che l'ha trasposta nel nostro ordinamento, la responsabilità estesa del produttore è diventata uno strumento in funzione e a servizio dell'economia circolare, necessario per chiudere il ciclo e raggiungere gli obiettivi di riciclo. La sostenibilità economica delle attività di gestione di tutto il ciclo dei rifiuti attraverso la copertura dei costi per un servizio efficiente, la rendicontazione dei dati sui risultati, la comunicazione e la sensibilizzazione degli utenti entrano espressamente nel perimetro della responsabilità estesa del produttore, delineato peraltro appunto dal legislatore europeo. E il legislatore italiano, anche su richiesta delle nostre imprese, ha stabilito inoltre che il contributo ambientale riscosso dai sistemi collettivi si è impiegato per aumentare l'efficienza della filiera mediante attività di ricerca scientifica applicata alla progettazione dei beni, chiamata ecodesign, e allo studio di nuove tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti prodotti. È essenziale quindi che questa indicazione sia attuata da ogni singolo sistema di gestione collettiva che va accompagnato in questo nuovo compito. Infatti le aziende che compongono queste specifiche filiere, soprattutto quelle del trattamento e del riciclo, sono in gran parte piccole e medie aziende e queste non dispongono spesso delle risorse necessarie a fare ricerca e sviluppo tecnologico e avrebbero bisogno di finanziamenti da parte del pubblico, ma anche da parte dei consorzi che gestiscono ingenti quantità di denaro che derivano dal contributo ambientale. Ci sono poi alcuni aspetti deboli della normativa. Tra questi, ad esempio, c'è l'assimilazione forzata di grandi quantità di rifiuti speciali agli urbani per la loro similitudine merceologica. E questo comporta un danno economico per le aziende specializzate nei vari settori, che fino ad oggi hanno operato sul libero mercato e alle quali viene sottratta una parte, naturalmente una parte del mercato, una parte dei quantitativi con i quali lavorano. Un altro tema, come dire, un'altra mancanza, un altro tema da evidenziare purtroppo è la carenza di un forte impulso a quello che prima definivo ecodesign, all'ecoprogettazione dei prodotti e delle opere infrastrutturali, e gli scarsi strumenti per incentivare l'uso delle materie prime seconde rispetto a quelle vergini, le difficoltà nella costruzione degli impianti tecnologici necessari alla gestione delle raccolte differenziate e anche alla costruzione di alcune tipologie di impianti di riciclo, sia per quanto riguarda quelli necessari alla gestione delle frazioni residuali non si possono più riciclare, e sia per quanto riguarda altri impianti che comunque sono destinati appunto al riciclo di diverse filiere di rifiuti. Il 2020 non è solo l'anno dell'entrata in vigore del pacchetto economia circolare, ma è anche l'anno della pandemia, non possiamo negarlo, un periodo che ha messo e sta mettendo a dura prova anche le imprese del riciclo. Ecco, mentre proseguono le trattative sul Recovery Fund, in che modo questo strumento senza precedenti potrà supportare le imprese del riciclo e la transizione verso modelli di sviluppo circolari? Stiamo
leggendo, ascoltando varie proposte, vari progetti mirati appunto all'utilizzo di fondi che derivano dall'Europa per far ripartire l'economia negli Stati membri. E il timore delle aziende e il timore delle associazioni è che ci si impantani all'interno di meccanismi burocratici di difficile comprensione e di difficile affronto da parte delle aziende. E è necessario velocizzare, semplificare, digitalizzare gli adempimenti. È necessario semplificare le procedure autorizzative e la semplificazione dei controlli. È necessario che le procedure amministrative siano concluse nei tempi previsti, soprattutto dove nei territori e dove si riscontra l'assenza o l'insufficienza di valide alternative agli impianti esistenti per la destinazione dei rifiuti delle varie filiere da gestire. Nello stesso tempo, per realizzare una vera transizione dell'economia circolare, è fondamentale accompagnare gli sforzi delle imprese mirate ad una maggiore qualità anche ambientale dei propri processi e prodotti, con incentivi e misure che aiutino a recuperare e colmare il differenziale dei costi economici per le stesse imprese rispetto a modelli di produzione e consumo più tipicamente lineari. Un elemento strategico per agevolare l'economia circolare è la definizione di incentivi per privati ed obblighi per le amministrazioni pubbliche per favorire quote crescenti di utilizzo di materie prime e seconde da recupero. In questo dovrebbe intervenire il governo e dovrebbe intervenire l'utilizzo dei fondi derivanti dal recovery plan. E occorrerebbe passare da una fiscalità tradizionale che penalizza il consumo ad una che incentiva il recupero, concedendo per esempio ai produttori sconti fiscali crescenti sotto forma di credito d'imposta per utilizzi certificati e crescenti di materiali da recupero. Ecco, Presidente, lei ha citato più volte l'end of waste nelle sue risposte. Uno dei provvedimenti end of waste più volte annunciati dal Ministro dell'Ambiente e uno dei più attesi, forse il più atteso in assoluto, è quello sui rifiuti da costruzione e demolizione e sugli aggregati riciclati, che sono un settore del quale lei si è occupato a lungo. Che cosa si attende il settore da quel provvedimento? Del quale peraltro ancora mi occupo. Allora, noi ci attendiamo tanto da quel provvedimento. Abbiamo collaborato con il Ministero dell'Ambiente ormai da più di 4 anni alla redazione del regolamento di End of Waste dei rifiuti inerti. E l'ultima versione riteniamo che non sia la migliore versione possibile di quel regolamento, ma riteniamo che sia utile e indispensabile che venga pubblicato velocemente, proprio perché il regolamento di End of Waste sui rifiuti inerti insieme ai CAM strade sono due capisaldi che a nostro parere sono indispensabili per l'utilizzo degli aggregati riciclati nella, speriamo, grande strategia di sviluppo tecnologico del governo italiano, che dovrebbe attuarsi anche appunto attraverso l'uso dei finanziamenti del recovery plan. E è chiaro che sopra tutti i nostri ragionamenti sull'economia circolare e sull'uso appunto dei prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti c'è un grande ragionamento di carattere culturale e un grande lavoro che le nostre associazioni stanno facendo proprio per la comunicazione dell'utilizzo e della congruità dei beni circolari per gli usi comuni.
Che cosa intendo? Gli aggregati riciclati ormai da più di 20 anni vengono comunemente utilizzati principalmente per le costruzioni infrastrutturali. Ciò nonostante c'è ancora una diffidenza, c'è una diffidenza da parte delle amministrazioni, da parte delle grandi stazioni appaltanti, da parte delle direzioni lavori all'uso di questi prodotti. Il decreto di End Waste e il decreto dei Campstrade servono, a nostro parere, in maniera fondamentale a aiutare a vincere questa diffidenza, a sdoganare finalmente appunto i beni circolari, i beni derivanti dal riciclo dei rifiuti per un loro utilizzo esteso in tutti i settori produttivi.